Ciao a tutti, oggi sono qua per parlare con voi di fumetto, in particolare dei pregiudizi che riguardano questo genere e alcuni altri miei pensieri al riguardo. Ve ne avevo già parlato un po' la scorsa settimana nella mia morning routine, un video molto strano, lo so, anche per me. In tantissimi mi avete scritto che eravate interessati a un video interamente dedicato a questo argomento, quindi eccomi qua. Ovviamente ci tengo a specificare sin da subito che questo non vuole essere un video accusa, critica, giudicare qualcuno. Assolutamente no, sono semplicemente dei miei pensieri al riguardo, delle mie riflessioni che ci tenevo a condividere con voi, soprattutto perché mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione al riguardo. Tutto ciò è scaturito qualche settimana fa, quando mi sono sentita dire per l'ennesima volta che i fumetti sono infantili, che sono per ragazzi, che sono da nerd. Io sinceramente sono, tra virgolette, abituata a sentire queste cose sin da quando ero bambina, da quando leggevo praticamente Topolino, però pensavo che con il passare del tempo, soprattutto in quest'ultimo periodo in cui il fumetto sta avendo un grandissimo successo, insomma, sta tornando veramente tanto, pensavo che quest'idea un po' antiquata, un po' così, fosse stata messa da parte, che si fosse andati oltre, e invece purtroppo così non è, e a me dispiace veramente tanto. Non mi dispiace tanto per me stessa perché purtroppo sono abituata a sentirmi dire qualsiasi tipo di cosa, sono sempre stata categorizzata come nerd o otaku. Io in realtà non sono nessuna delle due cose, perché andatevi a informarmi, andate a cercare che cosa significa veramente una parola prima di usarla con qualcun altro. A me dispiace più che altro per le persone che vivono in questa convinzione che il fumetto sia qualcosa per bambini o che sia solo per ragazzi o che sia appunto da nerd, e mi dispiace sentire queste parole spesso e volentieri da persone che leggono anche libri, che magari parlano di libri sui social. Tutto questo, secondo me, lo dico veramente con tanto rispetto, denota ignoranza in merito. Io sinceramente non so tantissime cose, sono molto ignorante in tanti campi diversi. Quando parlo di qualche cosa che non conosco molto approfonditamente, ci tengo a specificarlo. Bisogna essere umili e se si vuole parlare in maniera approfondita di qualcosa, bisogna un tantino informarsi. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Perché il fumetto viene spesso additato come infantile, come da bambini? Il fumetto utilizza e sfrutta tantissimo le immagini, quindi viene percepito come qualcosa di più facile da leggere, qualcosa di facilitato, proprio perché spesso e volentieri non dobbiamo immaginarci chissà che cosa. I testi che ci sono semplicemente i dialoghi e qualche didascalia, il più delle volte la storia è straraccontata dalle immagini, quindi è molto più facile leggerlo. Le immagini però vengono utilizzate da tanti autori anche per parlare di tematiche molto importanti, di argomenti abbastanza pesanti, così come esiste la letteratura per bambini, ragazzi, quindi romanzi dedicati all'infanzia, esistono sì dei fumetti con un target, diciamo, più giovane, ma anche delle opere invece molto più impegnate, che tra l'altro hanno ricevuto anche diversi riconoscimenti, quindi io non capisco perché le persone, quando pensano al fumetto, si soffermino esclusivamente ai bambini. Altra cosa, perché spesso i fumetti vengono associati al mondo nerd? Perché si pensa ai fumetti dei supereroi, per esempio Spider-Man, Batman, X-Men e così via. In realtà non esistono soltanto quei fumetti, ripeto, ci sono tantissimi generi molto diversi fra di loro. È come dire più o meno che la letteratura è tutta fatta di romanzi rosa, quando in realtà non è vero, è semplicemente un genere. Il mondo dei fumetti è veramente ampissimo, molto vasto e variegato, ci sono tantissimi tipi di fumetti diversi. Basterebbe semplicemente aprire un po' gli occhi e guardarsi attorno, perché adesso anche in libreria c'è sempre una sezione dedicata ai fumetti. Addirittura si trovano anche i manga, che sono i fumetti giapponesi. E anche a questo proposito ci sono tantissimi pregiudizi legati al mondo dei manga. Chi legge manga o è pervertito o è otaku o non lo so, io veramente me ne sono sentita dire di ogni, visto che l'ho tirato un attimo in ballo. Anche per quanto riguarda i manga, ci sono sì quelli destinati a un pubblico, diciamo, giovane, infantile, se proprio così vogliamo chiamarlo, ma ci sono tantissimi altri fumetti che invece hanno un target più ampio. E ripeto, semplicemente perché è un fumetto, come un libro, parlano magari di adolescenti o di ragazzi anche delle medie, delle elementari, non significa che queste opere siano totalmente infantili
simili o non vanno in alcun modo screditate rispetto ad altra letteratura. Per quanto riguarda la facilità di lettura, io non sono totalmente d'accordo, perché se da una parte il fumetto ci permette di avere sotto mano, attraverso i disegni, la storia, quindi non dobbiamo immaginarci magari i personaggi, i vestiti, spesso neanche i colori, non è detto che i disegni riescano a fornire tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno la storia. Ci sono, secondo me, dei fumetti talmente elaborati, talmente impegnati, che non sono di così facilissima lettura, soprattutto se non si è mai letto nulla prima. Quindi non sono totalmente d'accordo sotto questo punto di vista, e per fortuna, perché secondo me ci sono alcuni disegni che sono veramente delle opere d'arte e uno non può dire che è semplicemente un disegnetto. Bisogna poi avere massimo rispetto comunque per gli autori. A me è capitato di sentire delle persone, a me anche amiche, dire: io non spenderei mai 20 euro per un fumetto perché me lo leggo in un'ora, mentre il romanzo mi dura di più. È una cosa che io posso capire fino a un certo punto, perché è vero che alcuni graphic novel, e anche a questo arriveremo fra un secondo, spesso hanno un prezzo, diciamo, proibitivo, elevato, però bisogna anche considerare il lavoro che c'è dietro, perché comunque fumetto e libro sono due prodotti veramente molto molto diversi. C'è tantissimo lavoro dietro al fumetto, dietro al libro, però bisogna vederli come due cose separate, non bisogna fare questi paragoni. E il fatto è che tu non leggi poi semplicemente una storia, a te rimane un pezzo d'arte. Io la penso così per quasi tutti i fumetti che posseggo. Prima, nell'anteprima, giocavo con Blankets. Blankets ha un prezzo di 29 euro, per alcuni può sembrare un'esagerazione, può sembrare qualcosa di tanto. Per me è indescrivibile quello che mi ha lasciato questo fumetto, è indescrivibile, veramente non ha prezzo. I disegni sono qualcosa di meraviglioso, il lavoro che c'è dietro a questa storia è pazzesco. Quindi non va valutato il tempo di lettura quando si parla di un fumetto, perché ci sono tantissime altre cose che andrebbero prese in considerazione. Quello che io noto è che non c'è tantissima voglia di scoprire, di conoscere cose nuove, di andarsi a documentare. È un peccato, perché alla fine io, quando leggo qualche cosa, mi piace avere gli strumenti per poter capire quello che sto leggendo, per contestualizzarlo, per poter apprendere al meglio tutto, però capisco che magari io sono io, gli altri diversamente, quindi è anche giusto così. Sono molto contenta che in quest'ultimo periodo sia tornato un po' in auge il fumetto, si parla tanto di fumetto, iniziano a nascere delle nuove collane dedicate al fumetto, quindi io sono veramente molto molto felice, sono felice che sempre più persone possano avvicinarsi al fumetto, scoprirlo, magari leggere per la prima volta un fumetto. Insomma, sono cose che mi riempiono tanto di gioia, perché io amo i fumetti. Però ho notato anche che ultimamente si parla sì di fumetto, ma non del fumetto in generale, ma delle graphic novel. Cosa sono le graphic novel? Sono dei romanzi grafici, quindi dei fumetti che per struttura, storia, ricordano il romanzo, ma che sono raccontati appunto attraverso i disegni. Queste sono storie autoconclusive, come ad esempio Blankets, come tante altre storie che vi ho citato diverse volte qua sul canale. Troverete magari qualche esempio video nelle schede qua sotto in descrizione. E ho notato che appunto si parla moltissimo di graphic novel. Perché tutto questo? Perché la parola graphic novel rispetto a fumetto fa più chic, è più bella da dire, fa più cultura. Si utilizza a sproposito veramente questo termine, perché sembra più elitario rispetto a fumetto, e io addirittura ho sentito diverse persone dire: no, io non leggo fumetti, io leggo graphic novel, che sono essenzialmente la stessa cosa, però vengono percepite, almeno da diverse persone, come un prodotto più culturale. Ed è una cosa che a me veramente dispiace veramente tanto: spesso e volentieri le persone dicono di leggere fumetti, ma soltanto fumetti di un certo genere, soltanto quelli di cultura veramente proprio spessa, importante. Quindi sì, il fumetto è tornato un po', diciamo, di moda, ma solo se viene fatto passare come un prodotto di cultura molto impegnato. È una cosa che da una parte mi fa ridere, dall'altra mi fa disperare, perché di nuovo, come accade per la letteratura in generale, ma ci si può mettere dentro anche film, serie TV e quant'altro, è ovvio che ci sono
uno dei prodotti più impegnati da un punto di vista magari sociale, politico e quant'altro, e degli altri fatti esclusivamente per intrattenere. Non tutto deve essere per forza qualcosa di altissimo spessore culturale per essere un buon prodotto, per poter essere apprezzato, per essere qualcosa di bello. Quindi quando sento queste cose mi piange veramente il cuore. Ognuno è ovviamente liberissimo di pensarla come vuole, di usare tutti i termini che meglio preferisce per parlare di fumetto, non è questo che mi dispiace, a me dispiace i termini, i toni con cui si parla di fumetto, l'accezione che si vuole dare ai contenuti che parlano di fumetto, questo mi dispiace un po', anche perché questo aumenta un po' il voler mettere da una parte quelli che magari leggono i fumetti per i supereroi, manga, Topolino e quant'altro, e chi legge invece graphic novel. Concludo rispondendo a una domanda che mi avevate fatto, ovvero come rispondo io quando le persone appunto criticano il mio leggere fumetti, quando mi additano e mi categorizzano, diciamo. Io semplicemente sono molto tranquilla adesso perché è una mia grande passione, se qualcosa mi piace, mi fa stare bene. Non devo provarne vergogna, non devo neanche giustificarmi con le persone, sinceramente. Quindi, se anche voi vi sentite dire magari che i fumetti sono infantili, venite additati in un modo o nell'altro, non sentitevi in obbligo, in dovere di giustificarvi, di dover trovare una ragione per cui, nonostante tutto, leggete fumetti, perché lo trovo veramente stupido, sinceramente. Se la gente è ignorante, lasciatela nella loro ignoranza, io non so che cosa dirvi, andate veramente oltre. Anche perché ci sono delle storie veramente bellissime, importanti, che hanno segnato un po' la storia della letteratura in generale. Quindi, peccato per loro che non vogliono leggere fumetti, che pensano che sono soltanto per bambini, nerd e quant'altro. E questi erano quindi alcuni dei miei pensieri riguardo all'argomento fumetto. Spero di essere stata abbastanza chiara e di non essere apparsa aggressiva o quant'altro, perché alla fine volevo semplicemente esporvi delle mie riflessioni a riguardo, e anzi vorrei parlarne con voi qua sotto nei commenti. Quindi mi raccomando, ditemi che cosa ne pensate voi, se leggete fumetti, se vi piacciono, che cosa ne pensate riguardo questi pregiudizi, se vi hanno mai detto qualcosa o se semplicemente vi è andato sempre tutta liscia. In questo caso vi invidio molto. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!